L'onda verde con sincronizzazione di semafori intelligenti al Maristella non si può proprio fare, a meno di interpretare virtuosamente l'interminabile luce gialla intermittente. Gli automobilisti però corrono ben oltre i 30 orari, pur non toccando i 50, e i pedoni, che vorrebbero attraversare tranquillamente la strada, ci pensano due volte prima di metter piede sulle strisce. Il semaforo davanti al bar, infatti, è stato guasto per tutto il weekend, ancora una volta, l'ennesima, prima di stamattina alle 7, entro le 48 ore. Le proteste così ricominciano dopo la serie estiva di 3 incidenti in un mese. La promessa rotatoria all'ingresso del centro abitato non è mai stata realizzata e la viabilità resta una croce, soprattutto se si parla di sottopasso ciclopedonale. L'incuria del verde si fa pericolosa, graffiti inquietanti invadono lo scenario e i rifiuti contendono gli spazi a ciclisti, pedoni e monopattini elettrici. Il buio serale poi equivale a un gelido invito a stare alla larga. Sporco ogni tanto, buttano anche delle immondizie là e quindi poi tipo quando vai per andare sotto non vedi quello che ti arriva incontro e quindi sei un po' insicuro, diciamo. Spesso ci sono dei dipinti lì che vengono puliti ogni tanto, però effettivamente la pulizia non è il massimo. Notte io lo sconsiglierei a chiunque di passare lì sotto, anche perché non è un posto controllato, non è frequentato diciamo abitualmente, per cui la situazione è un po' così. È scarsamente illuminato tra l'altro e soggetto anche a qualche allagamento quando c'è un pochino più di pioggia, ecco. La sporcizia, ci sono le siepi piene di spine, in cui si buca 3 o 4 volte in una settimana, anche per me. Parlo per me. E comunque l'abbandono è totale. L'erba che arriva sempre fino a terra e poi la curva è abbastanza pericolosa.